Ci ha raggiunto Augusto Minzolini, nuovo direttore del giornale. Buongiorno direttore, congratulazioni buongiorno, naturalmente a tutti noi e buon lavoro. Allora, Augusto Minzolini, abbiamo detto, nuovo direttore del giornale, firma oggi il suo primo editoriale, lo abbiamo ricordato in rassegna stampa, il titolo "Quel vento di libertà che non si può ignorare", un messaggio molto chiaro ai lettori, che si apre con un abbraccio a Livio Caputo, insomma, che l'ha preceduta, direttore ad interim del giornale. Insomma, direttore, si può dire che lei raccoglie due eredità, da prima quella di Sallusti, che è passato a Libero, e poi quella, seppur breve, di Livio Caputo, che purtroppo ci ha lasciati. Sì, sai, il giornale è sempre stato, diciamo, un grande laboratorio di giornalismo, nel senso che dalla fondazione di Indro Montanelli, se tu vai a vedere, c'è stata una sequenza di direttori con personalità diverse, ma sempre con una grande amore, passione per questo mestiere. E poi soprattutto con il desiderio, che è sorgito sotto la testata, di dare un'informazione che sia al di fuori, diciamo, del coro, cioè al di fuori di quello che normalmente è una sorta di unanimismo che fa male, perché chiaramente la cosa più importante dell'informazione è il pluralismo. Certo. Ti senti? Certo, sì, sentiamo certo. Bene, direttore, assolutamente. Sì, stiamo seguendo. Il treno, sto andando a Milano. Ah, va bene. Cioè, ci faccia capire, lei sta andando per la prima volta in redazione in Via Negri? Direttore? Ci diceva. Ah, sì, ci sente? Pronto? Sì, io sento. No, dicevamo, lei sta andando per la prima, sta facendo il suo primissimo ingresso in redazione, sta venendo proprio a Milano in questo momento. Come direttore, sì. Bello. Ma infatti sono abbastanza emozionato. Però, certo, già lavoro al giornale ormai da 4 anni, certo. Conosco un po' tutti. Sì, conosci tutti. Devo dire che sono, sai, il giornale è una famiglia, però, perché di fatto è una famiglia, che però ha quei blasoni di una certa aristocrazia dell'informazione, che derivano proprio dal nome di Montanelli, dalla sua storia, e che molto spesso emoziona, cioè ti rendi conto che, diciamo, è una cosa che ha un passato, è un passato che nel mondo dell'informazione ha marcato un momento, cioè ha lasciato il suo segno. Chiaro. Direttore, proprio questi riferimenti che stai facendo al passato mi fanno invece venire poi un pensiero riguardo al presente e al futuro. Stiamo parlando di carta stampata, di cui si è parlato moltissimo, soprattutto negli ultimi anni, lo sai molto bene, del fatto, insomma, che la gente legge meno, sono arrivati tutti i vari device digitali, tutto questo modo. Insomma, un pensiero del direttore Minzolini sul giornalismo e anche sulla carta stampata, proprio leggere e informarsi attraverso questo mezzo. Beh, io penso che c'è un paradosso grosso come una casa, cioè noi siamo nell'epoca dell'informazione, rispetto anche a 20 anni fa, 30 anni fa, con l'arrivo del web e diciamo di tanti strumenti, l'informazione è diventata una cosa fondamentale, cioè siamo bombardati da notizie. Questo dovrebbe dare un ruolo ai giornali, perché proprio che se siamo bombardati di notizie, troppe notizie, tante volte tante fake news, fanno nessuna notizia, perché un ruolo ci sarebbe. Il punto è, rispetto, diciamo, a questa crisi, perché nei fatti c'è, pongo 3 domande. È antiquato lo strumento? Io credo di no, perché proprio perché c'è questo bombardamento di notizie, tu hai bisogno di momenti di riflessione, e avere anche il cartaceo davanti è una cosa importante, perché ti dà questi spazi. Tu immaginati che ad esempio negli Stati Uniti il New York Times è tornato ad avere, diciamo, a dare molta importanza al cartaceo. Prima c'è stata una crisi, c'è stato, diciamo, una superiorità di diffusione del sito, adesso siamo invece tornati al cartaceo, che viene utilizzato molto dai lettori. Allora ci sono 2 risposte. La prima risposta è che forse sono fatti male i giornali, e su questo io dico forse, non lo so. Quello che sicuramente però penso è che abbiamo una sorta di paradosso, per cui
i giornali, almeno in Italia, forse la critica è un po' pesante, ma io l'ho visto, non riescono. Abbiamo perso il collegamento forse con il viaggio in treno un po' ci Minzolini, un po' ci... chiediamo aiuto alla regia, direttore. Ah, eccoti. Sì, mi senti? Sì. Eccoci qui. Allora, dicevi. No, col... sto dicendo, c'è forse un problema grosso, che i giornali hanno perso la capacità di parlare alla gente e soprattutto di ascoltare la gente. C'è, nel nostro paese c'è un eccesso di ideologie vecchie e nuove, e quindi tutto questo qui poi porta a non vedere le cose per quello che sono, perché poi la gente vuole notizie, vuole anche notizie da punti di vista diversi, da punti perché è chiaro che è giusto, diciamo, che ci sia una grande platea, diciamo, di opinioni, ma contemporaneamente quello che non vuole, secondo me, è che il giornale sia troppo distante. Certo, insomma, diciamo che in un certo senso il lettore, il destinatario, no, di questo modo di fare comunicazione vuole anche essere rappresentato da un giornale, no? Lo si dice spesso dei partiti politici, ma insomma diciamo che anche nel giornale vuole trovare corrispondenza rispetto alle sue idee. Ma noi siamo, diciamo, in una fase di community, per cui alla fine uno si ritrova deve risentirsi, ha un'identità che viene data, a riconoscersi, certo, all'interno di quella comune. Sì, certo, certo, sì, certo. Infatti, nel senso, ma io ad esempio ho avuto anche l'esperienza lì al TG1, e lì sì, la stessa cosa. Direttore. Uguale, sì, sì, esatto. Dovrebbe creare una sorta di sinergia, questa è la cosa importante, proprio perché siamo nell'epoca delle community, tra i siti, tra, diciamo, la notizia che viaggia più veloce e contemporaneamente il cartaceo, che invece dà capacità di riflettere, di sintesi, di analisi soprattutto. È così, direttore, sì. Minzolini, avremo modo di risentirci, in bocca al lupo per il suo lavoro molto importante, perché dovrà raccontare l'estate della ripartenza, insomma è un periodo molto molto particolare per il nostro paese. Davvero buon lavoro, grazie. Grazie, a presto. Arrivederci.